e a chiederci cosa c'entra il treno di alta velocità col climate change, cosa c'entrano le grandi opere con il cambiamento climatico. Allora, se ci troviamo nella situazione di oggi è perché da decenni, quando facciamo un'opera, quando costruiamo, quando impiantiamo una fabbrica, non noi, ma non i marziani, ma il sistema di sviluppo che domina questo pianeta ha scelto di non tener mai conto del costo ecologico. Allora, se noi paghiamo un prodotto che costa 50 centesimi e arriva da 10.000 km di distanza, allora capite bene che nel guadagno che facciamo o qualcuno fa su quel prodotto non è tenuto in considerazione il costo ecologico ed ambientale. E allora, se ci troviamo al fatto che l'IPCC dice che ci sono 12 anni per invertire radicalmente la rotta, ci troviamo in questa situazione perché troppe volte si è speculato sulla questione ambientale. E allora noi oggi diciamo che bisogna cambiare tutto per non cambiare il clima. E prima di tutto bisogna cambiare sistema di sviluppo. A quelli che ci accusano di voler andare a vivere con le caprette in montagna, diciamo che è molto meglio decrescere piuttosto che vedere il nostro pianeta spazzato via dai cambiamenti climatici. Tenetevi i vostri soldi, mangiateveli, dormiteci sopra. Noi vogliamo un altro mondo e non ci fermeremo più.